Sai, Lorenzo, ti interrompo solo un attimo. Parlando di questo medioevo prossimo venturo, sì. Adesso esula dal. Sì. Ma tu, insomma, che sei in contatto, che senti, ma tu pensi che veramente, come dice anche Chopra, come dicono ormai in tanti, ci si possa aspettare veramente a breve termine un futuro abbastanza. Ma per forza, è inevitabile. Cioè, nel senso che l'umanità ormai si è dissolta nella frammentazione. Cioè, gli esseri umani non hanno perso il centro. Hanno completamente perso il centro, sono tutti smembrati in tutto il pianeta. O si arriva ad un'esplosione totale, quindi a un suicidio collettivo dell'umanità, oppure si arriva ad un secondo medioevo che sarebbe un'epoca di nuovo raccoglimento sui temi fondamentali, sull'asse centrale, l'altezza della piramide, insomma. Ognuno dobbiamo ritrovare l'altezza della piramide, se no la piramide crolla, perché non ha l'altezza. E quindi questo è ciò che deve accadere e che accadrà, altrimenti l'umanità ha poco da vivere, insomma, pochi decenni di sopravvivenza, perché si sfascerà completamente, si autoannienterà, si dissolverà. Quindi allora, il medioevo prossimo venturo in cui le persone si raccolgono, si riuniscono, meditano sulla profondità, sull'altezza, sulla verticalità dell'essere, e quindi si rapportano con un centro universale, l'anima individuale si collega con l'anima mundi, e così diventa credibile la sopravvivenza della nostra specie. Se no, non c'è sopravvivenza, non ci può essere sopravvivenza, perché siamo tendenzialmente e attualmente suicidari, suicidi, abbiamo tendenze suicidarie, quindi. Tu ti prospetti anche che possano accadere cose abbastanza catastrofiche a livello, come alcuni dicono, insomma, cose telluriche o quant'altro? Ma certamente, ma non sarà, credo, soltanto però una questione geologica o cosmologica, sarà proprio una questione antropologica, cioè sono gli esseri umani che si suicidano, perché ormai stanno sperimentando soltanto stilemi autolesionistici. Cioè, è talmente autolesionistica il modo di vivere degli umani oggi che non può aver futuro, insomma. No way. Quindi, come accadeva, per rappresentarcelo, nella periodizzazione storica, come accadeva ai romani dell'epoca del tardo impero, insomma, che erano arrivati a forme dissolute, a forme di tale follia voluttuaria, direi, è una follia voluttuaria, ma fine a se stessa, che portò l'impero a distruggersi, insomma. Arrivarono i barbari e fecero piazza pulita. Ora, i barbari siamo noi. Noi siamo i dissoluti, noi siamo i barbari, noi siamo i frammentati, e quindi noi siamo i suicidi. D'altra parte, tutti i futurologi vedono che i futurologi seri, che riflettono proprio sulle meccaniche della società degli umani su questo pianeta, vedono lo stato. Naturalmente noi facciamo del male anche al pianeta, di fatto lo disboschiamo, inquiniamo i mari, le calotte artiche si sciolgono, i mari tenderanno a sollevarsi nei prossimi decenni, città come Napoli, Palermo, come Marsiglia finiranno sott'acqua, quindi tutte le città che finiranno sott'acqua. Quindi, in questo senso, poiché noi siamo suicidi, nel senso che danneggiamo non solo noi stessi, ma danneggiamo anche il pianeta, nel senso che ne cambiamo
connotazioni, quindi abbiamo pochi anni di sopravvivenza. Se non arriva veramente una trasformazione molto eclatante, che chiamiamo il nuovo Medioevo, non c'è futuro. Ah no, non di certo.